Queste sono le poesie tarde. Quasi tutte le poesie sono in ritardo, ovvio, troppo tardi, come una lettera spedita da un marinaio che arriva dopo che è annegato. Troppo tardi per essere di aiuto, certe lettere, e le poesie tarde non sono diverse. Arrivano come via mare, di qualsiasi cosa si tratti, è già accaduta. La battaglia, il giorno di sole felice, il chiaro di luna che diventa voglia, il bacio d'addio. La poesia si arena sulla riva come un detrito, oppure tarda e la cucina è chiusa. Tutte mangiate o fredde, le parole, galeotto, sorte e disfatto o sospesi, attese e un poco pensoso, dolente, desolata. Persino amore e gioia, vecchi canti plurimasticati, sortilegi arrugginiti, ritornelli consunti. È tardi, è molto tardi, troppo tardi per ballare. Allora canta quel che puoi, accendi la luce, canta ancora, canta ora. Le cose andavano bene allora? Sì, andavano bene. Lo sapevi che andavano bene? In quel momento? Il tuo momento? No, perché ero in ansia, o avevo fame, o dormivo per metà delle ore. Una volta ogni tanto c'era una pera, o una prugna, o una tazza con qualcosa dentro, o una tenda bianca increspata, oppure una mano. E poi la luce calda in quell'antica tenda, diffusa sulla bellezza, l'abbondanza, corpi intrecciati e adoranti. Poi una fiammata e poi fine. Miraggi, decidi, tutto tutto, non fu mai, anche se dietro le spalle eccolo lì, il tuo momento, allestito come un picnic al sole, ancora avvampa anche se è sera. Non guardarti indietro, dicono, diventerai di sale. Perché no, dopo tutto, perché non guardare? Non è luccicante? Non è bello laggiù? Queste erano due poesie di Margaret Atwood. Traduzione di Renata Morresi, tratte da Moltissimo, edito in Ponte alle Grazie nel 2021. Margaret Eleanor Atwood è nata ad Ottawa nel 1939, è una poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. È prolifica critica letteraria e attivista, è stata vincitrice del premio Arthur Clarke e del premio Principe delle Asturie per la letteratura e soprattutto due volte del prestigioso Booker Prize, finalista per 5 volte, vincitrice con L'assassinio cieco nel 2000 e con I testamenti nel 2019. L'Atwood è stata una delle scrittrici viventi di narrativa e di fantascienza più premiate. È conosciuta particolarmente per i suoi romanzi e le sue poesie, ma è anche nota per la sua notevole attività a favore del femminismo. Molte delle sue poesie sono ispirate a miti e fiabe che costituiscono uno dei suoi particolari interessi fin dalla più tenera età. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.